Sui luoghi di opeificio tra olio, storia e lavoro è il titolo del convegno svoltosi a Chieuti per riflettere sulle attività di inclusione lavorativa per persone con problemi di salute mentale realizzate attraverso il progetto Opeificio, sostenuto dalla Fondazione Con il Sud nell'ambito della terza edizione del bando sociosanitario promosso dalle cooperative sociali Med Training ed Ortovolante. Uno dei momenti più emozionanti del convegno è stata la testimonianza di Paolo D'Amelio, che in meno di 2 anni e mezzo è passato dalla condizione di persona senza dimora, che dormiva nella stazione di Foggia, a quella di bracciante agricolo e socio della cooperativa Ortovolante. È nata che i servizi sociali mi hanno portato, insomma, in questo opeificio, mi hanno mandato e piano piano, insomma, ho scoperto che mi sentivo rispettato, mi insegnavano tante cose, dalla potatura ad altre cose, e ci sono rimasto e i risultati che sto meglio oggi. Sono esperienze e realtà, perché è una realtà oggi come oggi. Ce ne sono poche, ce ne vorrebbe qualcuna in più. E ringrazio sempre la Fondazione do Sud, insomma, la cooperativa che fanno questo lavoro nella nostra società, perché se no è un continuo vagare. Si vaga, si droga, si ubriaca e dove vai? Non vai da nessuna parte. Se non c'hai un poco di lavoro e. Si completa con l'apertura del frantoio la filiera che è stata immaginata e che ha già prodotto olio, già pronto con il suo marchio. Questo è un bellissimo segnale. Poter raccontare che è stata fatta un'opera di recupero, di inserimento, di inclusione sociale di soggetti che avevano delle patologie, delle situazioni di difficoltà e farlo attraverso un loro impegno attivo nel lavoro, nello stare insieme, nel poter essere fieri di una cosa che fanno.